al ristorante, aver fatto, diciamo così, gli auguri del 53esimo e tutto quanto, ci troviamo in questo palazzo per aprire la nostra mostra dei, del Centro Artistico Culturale Milanese, che ci ospita appunto in queste, queste belle sale qui. Io direi che daremo anche, diciamo così, il nome dei, dei nominativi del quadro Serto, che il Presidente adesso vi dirà appunto chi è stato Serto. Qui non c'è stata gara, non pensate che ci sia una premiazione, una gara, no, tutti abbiamo vinto perché abbiamo dipinto, ci ha fatto piacere dipingere, stare insieme come gruppo, come queste cose qui. Pertanto non abbiamo pensato. Abbiamo lavorato bene e il trio, abbiamo dei responsabili, il comune, il responsabile qui, il direttore della Fondazione del Leggere, hanno selezionato, secondo loro, il lavoro che hanno ritenuto più idoneo da rappresentare, non perché sia stato il migliore, ma quello più rappresentativo per quanto riguarda l'immagine di Castelletto di Abbiategrasso, no? Castelletto di Abbiategrasso. Lo dico? Sì. Sì? Mi date l'ok? Allora, ha vinto il numero 3, Silvia Casiraghi. Poi, Ivana Travella. E Cristina Mazzetti. Questo è, se vogliamo dargli un bel complimento, le tre grazie. Comunque, loro hanno fatto un lavoro che hanno ritenuto più idoneo, come ho detto prima, come immagine, come luce. Poi, per quanto abbiamo collaborato e collaboreremo, il presidente della Fondazione del Leggere, Cesare Nai. Grazie Presidente, intanto benvenuti, è un piacere avere qui tanta bella presenza a Palazzo Stampa in un contesto che, come avete potuto vedere, è molto bello. Questo palazzo è stato recuperato da circa 2 anni, abbiamo anche il naviglio, abbiamo un bel cortile, un bel giardino che si presta a tantissime cose. Certamente un buon contenitore che trova riempito da riempito di contenuti, e da qualche tempo a questa parte siamo riusciti, attraverso tante collaborazioni, una rete anche di impegno e di amicizia, a non lasciare mai vuoto questo ambiente. Il fatto che poi da Milano si riesca a uscire dalla metropoli e portare anche la vostra esperienza ci fa particolarmente piacere. È significativo ospitare le opere di artisti che fanno parte di un quadro che ho visto in giù, sempre con che è una realtà nata, se non ricordo male, nel 1963, quindi questo termine temporale dice tanto perché vuol dire un'esperienza, vuol dire dei rapporti che si sono costruiti, radicati, mantenuti nel tempo, e anche questo spirito di gruppo, di collettività, si esprime qui in un'esposizione che vede riunite opere di tanti artisti che, oltre che essere artisti, ho visto anche sono un gruppo, degli amici, è molto uniti. Quindi un grande piacere per noi, l'augurio che questa sia una delle tante iniziative che potremo poi intraprendere con una reciproca collaborazione. Quindi magari per realizzare qui le loro iniziative ci fa veramente molto piacere. Quindi complimenti a tutti e benvenuti. Amico Cesare Nai, noi cittadini di Città Metropolitana, noi oggi siamo qui vincitori di una sfida del futuro. Noi oggi rappresentiamo ciò che per anni i nostri capelli bianchi testimoniano non abbiamo mai abbandonato la trincea.
della cultura, dell'essere comunità. Oggi ci aiuta Città Metropolitana. Oggi i quadri, dove con Cesare è stata una bellissima festa, è difficilissimo aver scelto le diverse sensibilità con le quali ognuno di voi ha guardato paesaggi e momenti che noi passiamo quotidianamente. Ognuno di voi ha guardato in modo diverso, ognuno di voi ha interpretato quello che ha visto, e quindi questo è stato l'incontro tra due culture, voi che non ci avete mai scoperti e noi che ci apriamo alla vostra scoperta, nel senso che ormai siamo un tutt'uno che dobbiamo costruire insieme. Quindi io vi posso dire che oggi, al di là della scelta che abbiamo fatto, e non finirà qui, abbiamo già altri appuntamenti, noi tutti qui abbiamo vinto qualcosa, perché noi comunque, e domandatevelo, abbiamo scelto di dedicare tempo a questo evento, e una domenica, rinunciando a qualche cosa, sappiamo che gli sposi dei 53 anni quanti sono, hanno scelto prima noi che la loro famiglia, ma noi siamo una grande comunità. Quindi io vi dico grazie, abbiamo vinto tutti insieme. Non perdiamoci di vista, continuiamo questo cammino. Io voglio dire, la Lombardia non ha bisogno di noi. Non perdiamoci di vista. Grazie di esserci stati e di averci fatto vivere una giornata veramente particolare. L'attendevamo da anni. Avervi visti dipingere e inserirvi in questo contesto che abbiamo lavorato anni per poterlo riqualificare, per noi è stata una soddisfazione che non si può descrivere. Ve lo dico, ve lo chiedo, non perdiamoci di vista. Ormai siamo tutti figli di Città Metropolitana e tutti protagonisti. È vero. Cosa devo dire di più? Basta, ho già parlato troppo. Visitiamo la mostra e se qualcuno vuole chiedere qualche informazione, sia per un motivo che per l'altro, siamo qui. Sia che siano motivi di pregio, siano magari interrogazioni, interrogativi per quanto riguarda quello che magari potrebbe essere un aiuto a una prossima organizzazione, se abbiamo fatto qualche errore che cerchiamo sempre di evitare. Chiudiamo qua? Sì. Va bene. Vi saluto.